Ciao ragazzi e ciao ragazze, benvenuti in questo nuovo video. Come promesso, eccomi qui a farvi vedere le altre cosettine che mi sono state portate sempre dall'America. Questa volta sono state acquistate da Barnes & Noble, così dovrebbe chiamarsi, che è una libreria mega gigante che non vende solo libri ma anche figure e quant'altro. E questa volta non cambiamo un po' genere, niente Frozen, Sailor Moon ritorna sempre, va bene, voi lo sapete che io amo Sailor Moon, però ho un'altra passione, anche Harry Potter. Infatti mio fidanzato mi ha preso qualcosina. E da cosa vogliamo cominciare? Partiamo da Sailor Moon. Allora, ha preso questo qui, che praticamente è un portacaramelle, si chiama Miniature Table Sailor Moon 2, quindi hanno fatto varie edizioni, questo fa parte diciamo dell'edizione 2, e come al solito il prezzo è questo, $9.95. qui abbiamo tutte le varie logo di Sailor Moon, dove è stato prodotto, qui c'è il prezzo che copre ma fa vedere come funziona. E qui abbiamo praticamente il fiocco di Sailor e qui c'è una luna, e molto semplice lo scatolino, quindi apriamolo insieme. Allora, questo già so dove metterò, molto semplice, vedo una scrivania mia. Allora, non c'è nient'altro. Ah, qui c'è il logo del ventennale, si può vedere. E la scatolina è tutta dentro il rosa, c'è qualche ricamino così. Allora, dobbiamo estrarlo da qui. Io poi in realtà ho... ecco qua. Poi qui c'è una plastica che mantiene questo. Ecco qui. Quindi questo è il cristallo d'argento nella versione fiore. E qui andrebbero le caramelle. Non ci sono caramelle, pensavo che ci fossero caramelle. Ok. Quindi è molto carina. Si può anche appendere. Peccato che è troppo grande, altrimenti io potrei appendere l'agenda. E niente. Quindi il cristallo d'argento, oltre al cristallo d'argento potete trovare le spille di Sailor Moon, Chibi Moon, insomma ne ho fatti vari. Io questo lo metterò insieme allo Star Locket sulla scrivania, bellissimi. Vi ho già fatto vedere lo Star Locket nel video di unboxing. E niente, quindi perfetto. Bellissimo. Questi li potete trovare anche in Italia, anche se, oppure li potete preordinare, anche se sfornano spesso nuove edizioni. Infatti ne è uscita un'altra, e se non sbaglio con la spilla di Sailor Moon dell'ultima serie, quindi primo vi faccio vedere questo. Adesso parliamo di questa figure. Queste qui sono la Funko, se non sbaglio, della linea Pop. E il mio ragazzo ha preso Ron Weasley. Qui sta scritto Vene Figure, e poi in altre lingue. Warning, choosing hazard may contain small part, vabbè, per contenere piccole parti. Di lato è così, quindi ci fa vedere il personaggio, che è appunto Ron Weasley. Qui tutti gli altri personaggi, io ho il numero 2, infatti Ron, poi c'è Harry Potter, Hermione Granger, Albus Dumbledore, Severo Snape, Lord Voldemort e Rubeus Hagrid. Qui della Funko si vede il logo, quindi della casa, e poi Warner Bros, appunto i diritti relativi a Harry Potter. Di lato si vede Ron, quindi qui c'è lui, numero 2, quindi molto minimale come scatola. Non ci sono nemmeno... ah, il costo è questo. Wow, costa molto di meno rispetto all'Italia. $8.95. Interessante, perché considerate che
$8,95 corrispondono a 7 euro più o meno, 8 euro, siamo quasi in parità se non sbaglio col dollaro, e però in Italia vengono venduti sui 15 euro nelle fumetterie, quindi non male, non male davvero. Quindi a questo punto io penso che quando usciranno i pop di Sailor Moon li farò prendere in America dal mio ragazzo, li terrò lì, non penso che me li farò spedire. E quindi tocchiamo Ron. È un unboxing abbastanza semplice. Che bello quando gli unboxing sono così. C'è solo questa plastichina, scatola vuoto, non c'è nient'altro. E in pratica Ron, ecco, sta qui. Facilissimo. Allora. Prima di tutto, vediamo un po', la testa si muove. Le braccia no, sono fisse, quindi solo la testa. Scendiamo un po' più da vicino. L'unico difettino qui, questo segnetto di colore, non so se si riesco a toglierlo. Vediamo se ci sono altri particolari difetti. Ora la divisa, si nota il logo di... dovrebbe essere quello di Condoro. Le scarpe. Quindi... e la sua bacchetta che è rotta, quindi c'è lo scotch. Quindi è carina, molto carina. E questa figure penso che la terrò vicino ai libri e la metterò davanti ai libri di Harry Potter. L'idea sarebbe quella di collezionarli tutti, ma vedremo un po', perché già colleziono troppe cose, quindi magari Harry Potter lo prendo. E in realtà dovrei prendere anche Hermione, ma sì, dovrei prenderli tutti, ma vabbè, a parte scherzi, è carina. Poi davvero il costo, non mi aspettavo che costassero così poco in America, come al solito qui in Italia i prezzi sono sempre più alti, però comprendo anche che le fumetterie ci devono guadagnare, giustamente, va bene così. Ok ragazzi, non c'è nient'altro da dire su questa figure, l'unica cosa è che questa edizione, questa serie pop, ne sfornano in continuazione e qualsiasi personaggio, quindi c'è Harry Potter, i supereroi tipo Batman, Superman e My Little Pony, ci sono anche dei My Little Pony, adesso hanno pure preso i diritti per Sailor Moon, quindi ci saranno anche Sailor Moon, Milord, quindi Tuxedo Mask, eccetera. Comunque veramente ce ne sono di tutti i tipi, ne fanno tantissimi, quindi se siete appassionati date uno sguardo, magari troverete questi, qualche pupazzetto carino da tenere sulla scrivania, carino, tipo da tenere sulla scrivania. Ok, un'altra cosa di Harry Potter che però non vi ho potuto mettere nel video perché è grandissima, è la mappa del Malandrino, è anche questa presa sempre in quel negozio, in quella libreria, e niente, in pratica il mio ragazzo mi mandò la foto del reparto dove c'erano le cose di Harry Potter, c'era la sciarpa, questi qui, poi c'era il calamaio, i libri, e mi ha chiesto cosa vuoi, insomma. Io onestamente non pensavo che, prima di tutto, che fosse così grande questa mappa, ma poi soprattutto che costasse così tanto, perché ragazzi costa, non riesco nemmeno a inquadrarla, tanto che è grande, $34,95, mi è dispiaciuto tantissimo, veramente fa spendere i soldi. Comunque, però c'è anche da dire che è una riproduzione fatta benissimo, infatti qui c'è scritto meticulous recreated using the actual artwork of Moriarty map from the Harry Potter movie series, quindi ragazzi è bellissima, veramente bella. Io non so come farla vedere, provo ad aprirla, cioè, l'ho già aperta in realtà perché ero curiosissima. Allora, a parte che è fatta di un materiale, non è carta, è bella spessa,
è fatta benissimo, ragazzi, veramente. Guardate qua. Non so come farvela vedere. Allora, qui c'è uno scompartimento che si apre, quindi diventa ancora più grande. Questa cosa di qua. Poi, qui ci sono altri scompartimenti che si aprono, così. Quindi, molto bella, veramente fatta benissimo. Non ho la più pallida idea di dove la posso mettere. Bellissima comunque, sono contenta. Anche se mi è dispiaciuto, pensavo che costasse così tanto. E niente, comunque ne ho viste anche di altre riproduzioni. Penso che in Italia forse nelle fumetterie potete trovare qualcosa del genere, se siete appassionati a Harry Potter, appunto. Ok, ora passiamo all'ultima cosa che voglio farvi vedere, che è questa. Volevo aspettato di aprirla con voi. In pratica, non so se l'ha presa in quel negozio, forse no. L'avrò presa in qualche supermercato, perché lì ovunque andate trovate queste bustine con queste sorprese. C'è di tutto, veramente di tutto in America. E adesso vediamo quale personaggio mi uscirà. Speriamo che esce Jack Skeletor. Speriamo. La sfiga che ho, mi esce o mi esce uno di quei bambini antipatici. Oh, vedo una testa rossa. Sally, forse è Sally. Sarà Sally? Ah, sì, ragazzi, è bellissima. Oddio, sono stata fortunata questa volta. Oddio, ragazzi, è picciosissima. Mi piace. Che altro c'è? Comunque avevano messo il cartoncino, infatti il mio ragazzo ha detto che aveva cercato di capire quale personaggio ci potesse essere e sentiva una testa rotonda, quindi ha pensato che fosse Jack Skeleton, ma in realtà, facendoci caso, molti hanno la testa rotonda. Comunque sono contenta perché mi è uscita Sally ed è anche un portachiave, tra l'altro. Ma è anche fatto molto bene. Oddio, bellissima. Mi piace tanto. Qui c'è scritto Tim Burton, The Nightmare Before Christmas, Disney, dove è stato prodotto in Cina naturalmente, quindi contenta. Vai, sono stata fortunata a questo giro. Quindi, ragazzi, questi sono gli acquisti americani e spero che questo video vi sia piaciuto. Spero che ci saranno altri unboxing di altri gadget americani, forse qualcos'altro di Sailor Moon, spero, in futuro. E fatemi sapere se questi video vi piacciono, se devo continuare a fare questi video appena posso. Mi faccio inviare sempre qualcosina, anche queste bustine, interessante magari aprirle e farvi vedere un po'. E ragazzi, vi mando un grosso bacio, vi saluto e ci vediamo nei prossimi video. Ciao!